Allora, amici, queste sono le mattonelline che io ho in garage, quelle classiche rosse che si trovano in diversi garage, sono bruttissime, ma proprio brutte, guardatevi quante macchie ci sono. E allora la soluzione l'ho trovata. Sono andato da Bricoman, che ora si chiama in un altro modo, si chiama Technomat, ed ho acquistato 197,50 € di mattonelline, queste che sono all'interno della scatola, in PVC. Gomma nera e sono pieghevoli appunto perché sono di gomma come questi qui. Questi sono dei profili che ho acquistato, vedete? Sono di questo materiale qui. Bollate. Questi ora ho acquistato due profili gialli perché vorrei pavimentare tutto con queste mattonelline nere e poi mettere due profili, uno qui e uno di qua, che delimitano appunto la zona dove andrò a passare sopra con le ruote della macchina. Gli altri profili non li ho comprati perché se dovessi fare tutto il perimetrale mi viene a costare un bel po' solo di profili che costano 3 euro l'uno, sono 38 centimetri. Io volevo fare tipo 5x5, sono 25 metri quadri. Insomma, fatti il calcolo solo di profili veniva una cifra alta. Ho detto va bene, ne metto due e poi il restante per non far vedere il puzzle delle mattonelle, perché le mattonelle sono fatte a puzzle, tanto ora ve le faccio vedere. Ho pensato di mettere del nastro nero telato, va sulla mattonella e sul pavimento. Ora ho pensato questo, poi vediamo strada facendo, mettendo tutte le mattonelle, cosa andrò a studiare. Ma adesso andiamo ad aprire gli scatoloni e vi faccio vedere quanto sono belle queste mattonelle. Eccole qua, vedete come sono fatte? Sono fatte a puzzle e sono da una parte femmina, femmina e di là maschio, maschio. Bollate, gomma nera, proprio come la gomma che si utilizza per mettere su banchi da lavoro. Vedete come sono? Belle morbide. Ora sarà lunga la procedura di montaggio perché comunque vanno incastrate tutte uno a uno, sono 25 metri quadri, ci vorrà un bel po'. Quindi poi magari vi farò vedere al lavoro finito come verrà. Naturalmente presumo che per incastrare le mattonelle mi ero informato, l'incastro è abbastanza duro, quindi no, ce la facciamo anche a mano, dai. Pensavo peggio, pensavo di dover usare il martello gommato, invece perfetto. Vedete come sono belle? Costano 3,95 € l'una, se non erro. Vediamo se c'è scritto qui sullo scontrino. 3,95 €, ne ho prese 50. Probabilmente me ne serviranno altre. E un'altra cosa che vi volevo dire è che ogni mattonella è 48x48 centimetri. Quindi, se volete fare il calcolo, le mattonelle sono dei quadrati. Guardatevi quanti scatoloni. E adesso c'è da divertirsi a montare tutto quanto. Allora, amici, adesso è venuto il momento di tagliarle. Qui c'ho il battiscopa e quindi la parte del puzzle va tagliata. Ho messo un bacchetto di legno, una bacchetta di legno, e col trincetto sono andato a fare dei tagli sulla gomma. Vedete? E adesso vediamo un po' se piegando in teoria si dovrebbe tagliare. Qui sono andato più a fondo con il trincetto, vedete? Quindi adesso vado a pareggiare la mattonellina per metterla a battuta col battiscopa. Per conoscere tutte le offerte, basta che...
Allora amici, è qui il lavoro finito, guardatevi che spettacolo, e voilà, ho fatto anche le strisce delimitatorie per l'autovettura. Qui poi ho comprato dei profili in gomma, ho comprato diciamo sia quelli neri che quelli gialli dove passeremo sopra con le ruote, l'ho messi solo qui. Poi laggiù invece andrò a mettere, siccome è rimasta la forma del puzzle, andrò a mettere del nastro, penso quello giallo e nero, o nastro telato come vi avevo detto, per coprire la parte di puzzle e per non inciampicare. Comunque devo dire che è venuto un bel lavorino. Ho speso 400 euro di roba, 380 euro per la precisione, poi sono andato a Firenze due volte, insomma alla fine tutto questo lavoro mi è costato ben 400 euro. Però devo dire che sono soddisfatto del lavoro, adesso faccio un salto dal banco, se non mi faccio male, ecco. E niente, le mattonelle sono veramente belle, belle, belle. E si puliscono benissimo, cioè io ho visto addirittura che se casca l'acqua, facendo così con panno sembra l'acqua scompare, non so, nel senso proprio sono perfettissime. Niente, io vi saluto.